In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, abbiamo il piacere di incontrare Battista Cava, Nuvole e Sole sul cuore. Questo è il tuo Esatto. romanzo, un romanzo che è comunque stato dettato da delle vicende che hai Esatto. vissuto e che anche i tuoi familiari hanno vissuto. Che mi ha molto coinvolto. Parliamo di un argomento, tra le altre cose, molto delicato, quello della perdita di un caro. Esatto. Infatti il tema dominante è appunto quello della morte. E una madre d'improvviso perde un figlio, è una tragedia. E da questo evento tragico nasce una lotta interiore tra razionalità, in base alla quale questo figlio è morto, non c'è più, e spiritualità che invece vorrebbe vederlo Continuare accanto a a sé, vivere, continua a sì, vivere. quindi da una parte la E razionalità il tutto che nasce da un sogno. sì. Questa donna, ormai in preda allo spasimo del dolore, in una notte senza mai speranze sogna il figlio. E lo sogna in una maniera molto bella. Io ho cercato di descrivere quello che immagino possano essere i risvolti interiori di questa vicenda drammatica. E appunto da questo sogno nasce la conseguenza di questa speranza. Questa speranza, dice, mio figlio non è morto, è vivo. Ecco, che cosa racconta questo sogno? Questo sogno parla del figlio che in realtà è vicino a lei, è sempre presente, non se n'è Dire, andato. mamma, io ci sono. Esatto. La morte mi ha dato una nuova vita, non è la fine di tutto. Tutto prosegue, la morte ha un senso nell'altra vita. E quindi questa madre inizialmente non crede, ma è sempre trattenuta, anche se poi alla fine vince questa speranza. E poi a un certo punto questa mamma, in preda a questi spasimi, a questo dilemma tra realtà e spiritualità interiore, decide di affidare i suoi pensieri a un diario. Poi ci arrivo, questo poi si vedrà nel libro. E da qui poi Nel nasce. diario, il diario è una sorta di sfogo, no? Esatto, Per c'è la la mamma madre. che mette tutta se stessa, tutti i suoi risvolti più interiori, insieme alle esperienze di vita concreta in questo diario che decide di tenere nei vari giorni. Quali sono i sentimenti che vengono fuori, insomma? Quali sono quelli preponderanti come sentimenti? E questo abbandonarsi poi verso Dio, questo tendere verso Dio all'ultimo vince questa speranza, che diversamente la vita. All'inizio ci potrebbe essere anche rabbia, no? Dolore, Certamente è un misto di rabbia. Però sofferenza. che alla fine cede il posto anche a questo abbandono nelle mani di Dio. C'è sempre questo alternarsi, di questa contrapposizione tra questo abbandono verso Dio e questo senso di rabbia. Diciamo che quindi l'unico modo per affrontare e superare la perdita di una persona cara è quella di affidarsi a Di affidarsi a Dio, Dio, di avere speranza e di avere esatto. fede. Perché diversamente la vita verrebbe banalizzata, il male e il bene non avrebbero molto senso. È tutto un avvicendarsi di situazioni dove alla fine a prevalere questa speranza, questa logicità Perché altrimenti la vita dell'amore. che cos'è? Esatto, diventerebbe una condanna a morte in sostanza, con possibilità di esecuzione in ogni istante, con la consapevolezza di esserlo. Quindi il tutto arriva alla tragicità, ed anche il bene e il male non avrebbero molto senso, perché anzi, in una dimensione solo materiale. Dovrebbe prevalere l'interesse egoistico. Il bene, come inteso come senso altruistico, non avrebbe molto senso. Perché alla Certo. fine ciò che conta dovrebbe essere fare i miei interessi, vivere la condizione materiale al massimo livello possibile. Cosa interessa a me del bene visto come senso oggettivo? Ciò che conta per me dovrebbe essere solo vivere la mia vita nel miglior modo possibile. Certo, invece la ricchezza maggiore forse è quella della famiglia, no? Perché è Esatto. importante avere l'affetto dei propri familiari in momenti come In questi. momenti come questi, ecco, aiuta un po' Il a sciogliere il dolore. dolore, a un po' a, diciamo, Lenire la ferita. lenire e ricevere anche. Ecco, facevo notare pure nel mio libro come, diciamo, nei beni spirituali, dare equivale ad arricchirsi. E
non così nei beni materiali, perché nei beni materiali dare equivale a impoverirsi, invece nella dimensione spirituale io do quello che ho e mi arricchisco dei tuoi consigli, della tua interiorità, del tuo amore, dell'affetto quindi che ricevo in cambio. Esattamente, c'è questo contrasto con i beni materiali, in cui dare equivale a impoverirsi, mentre beni spirituali, dare equivale ad arricchirsi. Ecco, il titolo del romanzo è Nuvole e sole sul cuore. Ed è un chiaro riferimento proprio alla condizione che viene raccontata nel libro. Perché, nuvole perché c'è questo iniziale impatto con la tragicità della vita, quindi la vita che viene obnubilata o tenebrata. E poi nella fine del romanzo, questa speranza su una realtà, diciamo. Quindi il sole. Il sole. Sul cuore, perché è tutto risvolto un racconto interiore, dell'interiorità della persona, che è il messaggio che io volevo lanciare. Trasmettere. Ecco, dicevamo che riguarda una situazione familiare, perché il libro fa riferimento, lo vogliamo dire, no? A un evento reale, sì. Capitato a mio nipote, morto d'improvviso, quando nessuno se l'aspettava. Nel sonno, praticamente. Esatto. Quindi ci ho buttati tutto nella tragedia. Perché è giovanissimo lui. 26 anni, l'unica speranza è stata quella della fede, credere, perché diversamente, come dicevo prima... Tua cugina, nonché la mamma del ragazzo... Esatto, ne ha subito conseguenze. Ha letto questo romanzo? Lo ha letto e è stata molto contenta, mi ha pregato di diffonderlo. Di pubblicarlo. Sì, di pubblicarlo, perché era una speranza anche... per le altre mamme, almeno. Alla fine della lettura del romanzo, che cosa resta al lettore? Resta questa idea di vedere nell'aspetto spirituale il senso della vita, in questo risvolto spirituale, non così invece considerare la vita come la morte fine nel nulla. C'è però comunque questa voglia di contatto con la persona che è venuta a mancare, no? Esatto. Infatti alla fine del libro ci sarà un riavvicinamento. Sì. E alla fine del libro lei compie un viaggio nella solitudine, perché è stanca di questo sperare. Perché anche lei a un certo punto, dopo il sogno, nel diario, ha sempre questa speranza di rivedere il figlio, di incontrarlo. E questo è un fatto comprensibilissimo dopo l'evento del sogno. E c'è questa speranza continua che però poi viene sempre delusa, per cui alla fine lei decide di isolarsi, nella natura per comprendere bene il suo senso. È lì che incontra nuovamente il figlio e gli dà questo bellissimo messaggio del senso della vita nell'aspetto trascendente. L'incontro come te lo immagini nel libro? L'ho immaginato che a un certo punto lei si inoltra in questa solitudine nella natura, da sola, e a un certo punto si sente come assopita e si trova in una realtà diversa, che non riesce a comprendere inizialmente. Si trova in questa realtà, fin quando poi vede il figlio. È una realtà luminosa. È luminoso, un angelo, lo vede come un angelo, e viene a dare questa speranza, e dà alcune idee di libertà, per esempio, rivolta verso il bene, e tante altre cose... come che poi i due si troveranno per sempre insieme felici, questo abbandonarsi alla volontà di Dio, ecco, questo vuole essere il messaggio del libro poi in fondo. Quindi alla fine la mamma se ne va con questa speranza rinata, quindi senza più tristezza, ecco. Quanto tempo hai impiegato per scrivere il libro? 5 mesi e qualcosa. Ah, quindi non tantissimo, se vogliamo. Diciamo che sono stato trascinato, quindi ho buttato giù, poi naturalmente ho ricorretto, ma... l'idea è stata quella di scrivere tutto quello che sentivo dentro, tutto quello che potevo immaginare che una mamma potesse vivere in questa realtà, in una situazione del genere. Ecco, quando scrivevi parole uscivano in maniera spontanea, immediata? Sì, mi calavo nella realtà del personaggio, immaginando nelle varie scene che ho composto, mi calavo nel personaggio, cercando di capire quali potessero essere qui le reazioni, poi me le appuntavo e subito le andavo ad ampliare. Diciamo quindi che hai un po' sofferto e gioito con il personaggio stesso, è stato un lavoro comunque faticoso, se vogliamo. Sì, dal punto di vista interiore molto. Emotivo. Molto.
qualche lacrima è scappata. C'è stato un momento in cui non sapevi come far evolvere la storia. Sì, c'è stato. Poi però, ripensando anche di notte, mi svegliavo e quindi, ma qua posso continuare così? È stata una cosa che insomma mi ha coinvolto. Ma pienamente, esatto. Quindi non c'erano orari. Se dovessi scrivere un altro ci metterò molto di più perché è troppo, ma troppo preso. Sì, troppo stress. Ho bisogno di un po' di calma per scrivere un nuovo libro. È stato il mio primo libro, quindi mi ha troppo coinvolto, ma se ne dovessi scrivere un altro impiegherò molto più tempo. Lo voglio prendere con più calma. Ecco, e quale potrebbe essere un altro libro da scrivere? Nel senso, quale sarebbe un argomento che ti piacerebbe trattare? Sempre attinente a questi temi, ai temi del senso della vita, il senso della morte, insomma. Sono molto legato a questi temi, mi piace dare speranza, perché credo che sia il problema più grande dell'uomo, quello della morte. Certo. Cioè, il problema più grande dell'essere umano. Quindi non viverla anche come paura, no? Della morte. Ma come qualcosa come speranza, di quasi naturale, no? Esatto. Che poi comunque c'è qualche cosa dopo di essa. Esatto. Credere in questa realtà superiore. Diversamente tutto non può nascere dal caso. Le stesse nostre cose, la vita di tutti i giorni, noi la costruiamo razionalmente, quindi non mi pare giusto che a un certo punto la vita sia banalizzata nel nulla, questo terminare nel nulla. Cioè la vita che si costruisce su basi razionali, che poi termina nel nulla. Invece, credere in Dio è questo proseguire logico, razionale. Questo così vedo io, questa logicità che prosegue in una dimensione diversa, superiore. A chi dedichiamo il libro? Lo dedico a mio cugino Nazareno e a mia cugina, la mamma Rosa. Infatti sono i protagonisti e sono quelli che mi hanno ispirato il libro. Ok, quindi un libro rivolto davvero a tutti. Un libro di speranza, di, se vogliamo, anche interpretazione della vita, ma soprattutto quella che la morte non è proprio da vivere in maniera negativa. Esatto, non è la fine di tutto. Non è la è fine di qualcosa di più grande. All'inizio forse di, esatto, di esatto. Qualcosa che noi non conosciamo, ma che sicuramente ci permetterà di gioire ancora. Esatto. E anche il distacco dovrebbe essere vissuto in maniera, diciamo, diversa. Esatto. Possibilmente. Per quanto comprensibile il dolore, però poi ci deve essere questa speranza, lo dobbiamo far nascere in noi questa speranza, capire che c'è oltre, c'è la vita, perché tutto non può essere banalizzato nel nulla. Questo è il senso del mio romanzo. Grazie davvero a Battista Cava, Nuvole e Sole sul Cuore.